Taras sarà il suo nome. Sarete il simbolo della città dei due mari. A Giuliano giunge una sconfitta immeritata per il Taranto, che si vede ribaltare il risultato dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Due traverse e un palo per recriminare al termine della partita. Il tecnico capuano manda in campo il 3-4-2-1 con Fabbro e Bifulco, trequartisti alle spalle dell'unica punta che è Cianci. Viene recuperato Calvano in mezzo al campo, che fa coppia con Zonta sugli esterni, con Dai a destra, Panico a sinistra. Davanti al portiere Vannucchi, tra i difensori sono Heinz, Antonini ed Enrici. Per la Cronaca, al 25esimo il Taranto potrebbe subito passare in vantaggio con Cianci, ma la sua conclusione viene deviata da Baldi sul palo ed è il primo dei tre legni. Al 41esimo si vede il Giuliano con una sventola di Iabre da fuori area, pallone a lato. Il Taranto passa in vantaggio al 47esimo del primo tempo, ovvero al secondo di recupero. Berman commette fallo su Fabbro, per Madonia di Palermo non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si porta il numero 10 rossoblu. Cianci conclude, ma Baldi respinge. Sulla corta respinta dall'estremo difensore, la zampata è di Cianci, che porta in vantaggio il Taranto. Così si va a riposo. Nella ripresa, dopo un minuto, Bifulco alla palla buona ma la spreca frettolosamente, para Baldi. All'ottavo però giunge il pareggio dei gialloblu, colpo di testa di Gladestoni, parata di Vannucchi sulla respinta, De Sena insacca l'1-1. All'undicesimo il Taranto potrebbe tornare in vantaggio su calcio di punizione, il sinistro di Cianci manda il pallone sulla traversa. Quindicesimo, diagonale di Ovisi di poco fuori. Al 28esimo c'è una sventola di Canutè con il pallone che termina a lato. Il Taranto tiene costantemente il pallino del gioco e attacca alla ricerca del gol, ma al 32esimo Cianci spreca una palla gol clamorosa dal limite dell'area piccola e a sorpresa passa in vantaggio il Giuliano. Al 38esimo c'è un gran tiro di Bernardotto da poco in campo dal limite dell'area di rigore, il pallone che si insacca dopo aver baciato la traversa. Il 2-1 che sarà il risultato finale. Ma non finisce qui, perché il Taranto colpisce un altro legno. Al 95esimo gran tiro di Romano, pallone che sbatte sull'incrocio e così si perdono le speranze del Taranto di riacciuffare il pari. Per i rossoblù di Capuano, seconda sconfitta stagionale.